Buongiorno, oggi faremo i bicchierini per antipasti o come sfizio per rinfreschi, che sono molto belli. Allora io ho preso queste coppettine nere, però ci sono anche trasparenti, a bicchierino, ci sono di varie forme. Allora, io inizierei. Allora, diciamo che qua dentro ho messo dei grisini tritati, se no andrebbe anche bene un pezzo di pane in cassetta tostato, fatto a triangolino, o se no anche così con i grisini vanno bene. Adesso facciamo un po' di buste. Allora, qui ho fatto ricotta, l'ho condita con un po' di sale e un po' di prezzemolo. Andremo a fare un cerchietto. Questi per i rinfreschi sono belli e buonissimi. Ecco fatto. Poi qui ho fatto ricotta sempre condita con un po' di sale e un pochino poco pepe, si può anche non metterlo, con dei pezzetti di prosciutto cotto che lega molto bene. Poi ognuno poi fa i gusti che vuole. Questo per quanto riguarda la ricotta. Si prende la ricotta quella buona, così non sbaglia mai. E si condisce, basterebbe solo un po' di sale, però se uno vuole ci può mettere un po' di pepe, anche un po' di curry, si sta bene. E adesso qui ho fatto della ricotta e ci ho messo 3 bustine di zafferano. Ho fatto la ricotta gialla. Questa qua è utile se uno adopera i bicchierini quelli trasparenti, fa uno strato di ricotta bianca, uno giallo e uno verde con il colorante, insomma viene bello. O se no con gli spinaci tritati si fa il verde con il succo che esce. Quelli con la ricotta li abbiamo fatti per il momento. Adesso ci possiamo mettere sempre i grisini . Questi si possono fare. Questi si decorano bene anche con quei biscotti salati, i Ritz, non so se li conoscete, quelli tondi. Questo invece con il prosciutto cotto
Forza Italia. Allora, vediamo, qui ci ho messo un pochino di pomodoro come decorazione per farli più carini. Questi col prosciutto, cioè il prosciutto dentro la ricotta, come ho fatto vedere prima, e un pezzettino di prosciutto tagliato a fettine come decorazione. Questa è la ricotta con lo zafferano, un po' di pomodoro. Qua adesso noi mettiamo, che sarebbe questa, la salsa rosa. Sarebbe maionese e ketchup. Ce ne mettiamo un po' per... il cestino. Questa basta poca perché... ah, sotto ci mettete un po' di insalatina tagliata fina fina, eh? Non ce ne va molto perché questo qua è uno sfizio, sennò dopo diventerebbe troppo pesante. Adesso lasciamo qualcuno con i gamberetti. Questi sono molto semplici da fare, ma sono belli e buoni, eh? Quindi insalatina sotto tagliata fina fina, gamberetti, ecco, queste al salmone. Abbiamo messo una fettina di salmone sopra la salsa rosa. Ai gamberetti ci abbiamo messo uno spicchietto di limone, o se no ci si può mettere anche di arancio. Comunque queste qua poi vanno a gusto personale per la decorazione. Comunque, come avete visto, sono molto semplici, ma sono bellissime e buone. Questi per i rinfreschi fanno un'ottima figura. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.